abbiamo parlato spesso con Nardella, si parla delle piste da sci che sono una cosa importantissima, eppure le scuole sono chiuse, per molti ragazzi italiani le scuole sono chiuse, quindi anche questa è una cosa ben strana, no? Eh sì, Mirta, la ringrazio per aver citato proprio questo caso. Io credo che una classe politica, una classe dirigente debba avere il coraggio di stabilire delle priorità. Bene, quali sono le priorità nel nostro Paese? Se si tratta di allentare un po', io credo che la prima priorità sia discutere della scuola. Se e come possiamo riaprire la scuola, le scuole superiori e le scuole medie nelle zone rosse. Se non stabiliamo delle priorità, che messaggio diamo alle famiglie dei nostri ragazzi e ai nostri giovani? Inoltre, non vorrei che si rifacesse un'altra polemica per le piste da sci, come abbiamo fatto per le discoteche quest'estate. Abbiamo ascoltato la grande spinta per riaprire le discoteche e ci siamo resi conto che era impossibile regolamentarle, garantendo addirittura la distanza di 2 metri dentro le discoteche. Rischiamo di fare lo stesso. Una cosa è pretendere le stesse regole per tutta l'Europa, per evitare la concorrenza sleale degli altri paesi, ma altro è chiedere di riaprire il settore degli impianti sciistici, che è molto complesso quando ci sono altre priorità. Mirta, io ricordo, perché me l'ha mandato il mio amico e collega Giorgio Gori questa foto, Cervinia un mese fa, cioè non a gennaio, questa è una foto di una cabinovia a Cervinia un mese fa. Il 24 ottobre, Mirta, noi abbiamo avuto 25.000 nuovi casi positivi di Covid nel paese. Allora, io capisco la difficoltà economica di questi paesi, di questi operatori. Pensi le nostre città d'arte, stiamo soffrendo tutto, ci stiamo sacrificando tutti. Le città d'arte sono in ginocchio, Firenze ha perso 10 milioni di presenze turistiche. Stamattina, però a che serve fare un grande tutti questi sacrifici se poi fiorentino dobbiamo riaprire immediatamente? Sai come mi sono svegliata stamattina, Nardella, con un messaggio di uno storico dell'arte fiorentino, Sergio Risaliti, che mi ha mandato dicendo: ma perché i musei possono stare chiusi e le piste da sci, no? Per dire come poi ognuno giustamente guarda anche a quello che gli sta a cuore. Non c'è dubbio, noi abbiamo dovuto chiudere i musei praticamente per tutto l'anno, ma io però capisco che stiamo facendo un grande sacrificio. Allora, vogliamo aiutare le imprese del settore invernale, sciistico, invece di dare la settimana bianca con rischio della terza ondata? Mettiamo in piedi un piano economico di aiuti veri per il 2021, mi scusi, Nardella, e creiamo presupposti perché questo, la stagione di aprile e della Pasqua si possa salvare, ecco.